Vittoria meritata dell'Aquila Calcio, 2-1 sulla San Giustese, ma quanta sofferenza nel finale, visto che i rossoblù hanno pensato di avere già in tasca la partita, prestando così il fianco al tentativo di rimonta dei marchigiani. Intanto la zona playoff ora è distante un solo punto. Tra i rossoblù conferma per 10-11 della formazione che ha battuto i nerostellati, con l'unica eccezione di Boucher che prende il posto di Marra. Nella San Giustese, Tascini centravanti, Laringe parte dalla panchina. La gara inizia con qualche minuto di ritardo, visto che c'è qualche problema alla rete, malgrado l'Aquila abbia la superiorità territoriale, sono i marchigiani che al secondo si rendono pericolosi con una incursione di Villa e c'è la parata di Farroni. Poi è solo l'Aquila. Al nono Boldrini, uno dei migliori in campo, semina il panico tra gli avversari e poi serve in area Padovani che mette in mezzo con Chiodini che deve intervenire per non subire l'autogol di Scognamiglio. Spettacolare al 14° il gesto atletico di Padovani, la cui conclusione è alta sulla traversa. Poco prima della mezz'ora la San Giustese deve sostituire il portiere Chiodini che dopo un contrasto con De Iulis si fa male alla mano destra, al suo posto il 12° Schiavoni. Da qui alla fine della prima frazione non accade più nulla. Nella ripresa è sempre l'Aquila a menare le danze. Al primo giro di lancette Boldrini serve in area De Iulis che tira alto. 4 minuti e Padovani si trova a tu per tu con Schiavoni. L'estremo difensore respinge, palla di nuovo sui piedi di Padovani che serve Boldrini, di nuovo determinante l'intervento del portiere. Sul conseguente calcio d'angolo battuto da Boldrini arriva la rete di Cafiero di testa. Decisivo il difensore, tentato da una esperienza in Serie C ma che ha deciso di restare in rossoblù e si regala una domenica da bomber. L'Aquila continua ad attaccare, all'ottavo colpisce il palo con Boucher. Si vede al 24° la San Giustese, Villa entra in area e calcia verso la porta. Farroni respinge senza riuscire a bloccare, spazza via Cafiero. Al 28° l'Aquila raddoppia, il merito è di Ettore Padovani che sfrutta nel migliore dei modi l'assistenza di Boldrini. A questo punto l'Aquila si rilassa eccessivamente e i marchigiani si fanno più minacciosi. Al 36° arriva il gol degli ospiti su un pallone vagante, la difesa aquilana non è reattiva, ne approfitta Villa che spizza di testa e insacca la sfera alle spalle di Farroni. L'ultimo pericolo per gli aquilani arriva al 42°, De Reggi di testa sfiora il palo alla sinistra della porta aquilana. Il pari della San Giustese sarebbe stata una vera e propria beffa e invece con la vittoria arriva l'aggancio in classifica dell'Aquila sugli avversari di giornata e la zona playoff è lì ad un passo. Abbiamo sofferto un po' nel finale, abbiamo concesso un gol un po' particolare e fossimo riusciti a non prendere quello probabilmente avremmo condotto diversamente, poi ovviamente viene anche un po' di paura nel finale ma soprattutto perché loro ci hanno provato fino in fondo, quindi onore al merito alla squadra che abbiamo affrontato che è esattamente quello che mi aspettavo, niente di meno sicuramente. E quindi ancora più merito ai ragazzi per la vittoria che hanno portato a casa. Peccato, ti ripeto, le occasioni che non sfruttiamo, soprattutto perché io penso che gli attaccanti questi gol che possiamo fare darebbero linfa vitale ai nostri attaccanti e potrebbero darci ancora di più per questo finale di campionato. Pian pianino siamo cresciuti, abbiamo comunque trovato le soluzioni che volevamo mettere in atto dall'inizio, cioè tentare di allungarli per andare tra le linee, ci siamo riusciti bene, poi abbiamo sbagliato qualcosa nelle rifiniture più che nelle finalizzazioni, però credo che oggi si sia vista una partita molto molto bella, che in questa categoria non è consueto, hanno vinto meritatamente, però se noi avessimo pareggiato non sarebbe certo, nessuno avrebbe gridato allo scandalo.